L'ultimo episodio, questo è l'ultimo episodio della vita pubblica di Gesù. La vita pubblica di Gesù che inizia nel Vangelo di Giovanni, inizia a Cana e finisce proprio con questo episodio dei greci che stiamo esaminando in questo periodo. Abbiamo visto proprio fondamentalmente a questi greci che chiedono di vedere Gesù, Gesù risponde andate a vedere la croce, perché là capirete dove chi è, dove è il figlio dell'uomo, là capirete che cos'è la salvezza, tutto, che cos'è il giudizio, tutti quei discorsi che abbiamo affrontato negli incontri precedenti. Ora questa sera riprendiamo il discorso con il versetto 46 e dal versetto 46 fino al versetto 50 praticamente ci sono le ultime parole che Gesù, il Gesù storico, dice in pubblico, perché poi tutto ciò che Gesù dirà dal capitolo 13 in poi sarà rivolto esclusivamente ai discepoli. Allora, io, la luce, sono venuto nel mondo affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Se uno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo giudico. Non sono venuto infatti a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi disprezza me e non riceve le mie parole, a chi lo giudica, la parola che io ho annunziata è quella che lo giudicherà nel giorno estremo. Perché io non ho parlato di Dio, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha prescritto quello che deve dire, che devo dire e che cosa devo insegnare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io vi dico, le dico tali e quale le ha dette il Padre a me. Allora vedete, in queste parole di Gesù noi notiamo un contrasto, luce, tenebre. In pratica sono, come dicevo prima, le ultime parole che Gesù dice, e dice, io sono la luce e sono venuto a illuminare le tenebre. E voi siete tenebre, chiaramente. Questo discorso, quando viene fatto, è sempre reso in termini di morali o addirittura moralistici. Cioè, io dove sono, dove ho peccato, Gesù Cristo è quello che viene a liberarmi dal peccato. Ora non è che questo non sia falso, però pensiamo un po' bene a qual è il valore, il contenuto di queste parole che Gesù dice. Per esempio, Gesù dice ego fos, io luce. Nell'Antico Testamento chi è che è luce? Dio è luce. O Theos fos estim, Dio è luce. Quando l'Antico Testamento dice che Dio è luce e poi Gesù ripete, prende questa espressione e la fa sua, io sono luce, che cosa intende? Perché guardate che questa concepire Dio come luce non è certo proprio solo sarà interrogato tutto dalla seconda fila in poi, quindi lui è andato a sedere dietro, voi state tranquilli. Quindi questa espressione appartiene, si può dire, ad ogni esperienza religiosa, ad ogni esperienza filosofica. Per esempio Platone che cosa dice parlando di Dio? È molto. Utilizza la stessissima identica espressione di Giovanni, o Theos fos estim, Dio è luce. Ma quando Platone dice che Dio è luce, intende la stessa cosa di Giovanni? Il libro più importante dell'induismo, cioè di quel complesso enorme di religioni che noi chiamiamo induismo, è i Veda. Il libro più antico e anche più importante. Nei Veda Dio è definito come luce. Quando i Veda dicono che Dio è luce, intendono la stessa cosa di Platone, la stessa cosa di Giovanni, o si intendono cose diverse? Quando il Corano dice che Dio è luce, intende la stessa cosa di Giovanni? Dal momento che noi viviamo in un periodo in cui si dice che tutte le religioni sono uguali, tutte sono delle vie paritarie che portano allo stesso fine a Dio e compagnia bene, allora se uno viene e vi fa un'osservazione del genere, voi che rispondete? Dico voi cristiani, perché gli altri li hanno messo a stravolto e quindi non mi venite.
Ma voi che noi che diciamo di essere cristiani, se uno viene, che significa? In Platone Dio è luce, che significa? Che me lo vuol dire? La sapienza, la conoscenza. Bravissimo Gianluca. Dio, no, conoscenza, nella gnosi, la sapienza, la ragione. Dio è luce, nel senso, Ho detto salvezza, ah, salvezza, io che lo sai, lui ha detto bene lui. Cioè, praticamente per Platone, l'uomo, la qualità più importante dell'uomo è la ragione. E dove quella la dimensione dell'uomo che lo fa vicino a Dio, che lo rende degno di Dio, che lo rende vicino a Dio, perché Dio è la ragione pura. Ma Giovanni e la Bibbia dicono assolutamente questo, perché Dio va molto in Isaia lo dice direttamente, no, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. I miei pensieri sono tanto più alti dei vostri quanto tu nel cielo è alto sulla terra, tanto per dire che quindi Dio va ben oltre quella cosa che noi chiamiamo ragione. Quando i Veda dicono che Dio è luce e gli induisti adorano questo Dio luce, la festa più importante dove è Diwali, la festa della luce, in cui si accendono sti lumi che poi vengono messi sul Gange, vengono tenuti in mano, vengono contemplati, dove... che intende i Veda, c'è il libro dei Veda quando dice Dio è luce? Intendere che Dio è inaccessibile, che Dio è inconoscibile, che di Dio non si può dire, vedere, sapere assolutamente nulla. Per cui il credente che è uno dopo che si affida a tutto ciò che è il karma, sta legge che pervade tutto quanto l'esistenza, e si limita poi a contemplare questo assoluto, questo Brahman, che è totalmente inaccessibile, e lo fa appunto con il culto della luce, con l'icona della luce. Quando il Corano dice che Dio è luce, e se per caso una pozzanghera viene colpita da un raggio di questa luce e lo riflette, è chiaro che è tutto impensabile, è tutto assurdo associare la pozzanghera alla luce. La pozzanghera è l'uomo. La luce è Dio, e se per caso un uomo dove pensa a Dio si rivolge a Dio, non per questo ci può essere la minima miscelanza, la minima unione. Dunque, nel Corano l'uomo, anche quando è salvato sempre nel senso di una vita materiale che sarà estremamente ricca, estremamente sarà eterna, ma non avrà mai la visione beatifica di Dio. Allora capite che i Veda, il Corano, la filosofia, le religioni misteriche, come dicono tutte cose lontanissime da quello che dice Giovanni. Perché quando Giovanni dice o fosse estinto, Dio è luce, che cosa intende? Peccato che non c'è il È la luce che La illumina, verità, quindi. chi ha detto rivoluzione? Bravo. Che Dio è luce nel senso che si fa conoscere. Non è l'uomo che con la scintilla interiore del suo raziocinio può elevarsi a conoscere Dio, come dice Platone, ma è Dio che si attraverso la kenosi, attraverso l'autolimitazione, si abbassa sull'uomo perché l'uomo possa in qualche modo conoscere. Allora capite che le due affermazioni, che sembrano identiche, sono antitetiche, sono opposte, con buona pace di tutti quelli che vanno a predicare, Questo è il discorso di che Platone è un cristiano antelitteram. È il discorso di Nicodemo. Non so se siete riusciti, se sono riuscito a trasmettere la differenza che c'è proprio tra le due visioni, pur utilizzando le stesse parole. Allora, quindi Dio è luce perché si rivela, Dio è luce perché si fa conoscere. Allora, se Gesù Cristo dice ego fos, io luce, è chiaro che Gesù Cristo concepisce, quest'uomo di 2000 anni fa, concepisce se stesso come la rivelazione ultima, definitiva, massima. Di Dio come la nostra possibilità massima per poter conoscere Dio. Ma luce significa anche un'altra cosa, però.
Luce in Giovanni significa anche assenza totale, assenza totale di limiti. Di limiti. Se noi tappassimo tutte le finestre, le porte, spegnessimo la luce, in questa stanza si fa un buio totale, no? Chiamiamo sto buio tenebra. Questa stanza è grandissima. Immaginiamo di fare tante sezioni, quando di un millesimo di millimetro lungo, perché abbiamo milioni di sezioni. Se accendiamo un piccolissimo fiammifero in questa tenebra, che succede? Che nessuna di queste sezioni può frenare questa lampada, per piccola e dunque sia. Cioè la luce non ha ostacoli. Questo che significa quindi? Dire che Dio è luce significa che Dio è libertà assoluta, che Dio è sempre soggetto, che Dio è colui che prende l'iniziativa in qualsiasi storia di salvezza. Quindi qualunque cosa ne facciamo, pensiamo e compagniamo, è sempre Dio il soggetto, mai tutto l'uomo. E allora, se dire che Dio è luce significa che è uno che si rivela, significa che Dio è libertà assoluta, e gli unici limiti che Dio ha sono quelli che gli pone a se stesso, il suo autolimitarsi, perché noi possiamo in qualche modo conoscerlo. E allora, se le cose stanno in questi termini, tenebra che cosa sarà? L'assenza di Dio, senza totale. E quindi no. Quando noi in che senso siamo noi? Prigionieri, cioè qualcosa di assenza di libertà anche. E che significa assenza di libertà? Guardate che Paolo, quando affronta questa tematica, dice che tenebra è il peccato. Cioè lui conferisce a questa parola un contenuto etico. La tenebra è la nostra carne di peccato. Vi faccio un esempio. Nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 1, noi leggiamo: gli uomini, perché essi, cioè gli uomini, dopo aver conosciuto il Dio, non gli hanno dato gloria come Dio, né hanno rese grazie, ma si sono perduti nelle vane lucubrazioni, e la loro mente insensata si trovò immersa nelle tenebre. L'uomo che si distacca da Dio, l'uomo che non pensa, non cerca di relazionarsi a Dio, fatalmente diventa tenebra. E che cosa intende per tenebra? Lo dice poco più avanti, siamo sempre nel capitolo 1 della lettera dei Romani. E siccome non si sono dati il pensiero di conoscere il Dio li ha abbandonati ai perversi pensieri del loro cuore, in modo che essi commettono azioni come essi sono pieni di iniquità, perversione, cupidigia, malizia, piena di invidia, di omicidio, di discordia, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori, arroganti, altezzosi, millantatori, inventori del male, ribelli, privi di senno, di lealtà, di affetto, di misericordia, eccetera, eccetera. Vedete, per Paolo, tenebra, cioè l'essere staccati da Dio, è peccato e di conseguenza è colpa. Allora, quando Paolo nei suoi lettere, nei suoi scritti, afferma l'uomo è tenebra, significa l'uomo è colpevole, ha bisogno del perdono di Dio. Chiaramente il protestantesimo, in modo particolare il calvinismo, accentuando molto questa visione di Paolo, è finito poi ad avere quell'idea pessimistica della vita, quell'idea pessimistica dell'uomo totalmente corrotto, privo di un vero e proprio libero arbitrio, incapace di fare il bene, eccetera, eccetera. In Giovanni invece la situazione è molto diversa. Se in Paolo tenebra uguale colpa, in Giovanni tenebra è tutt'altro, è quello che in qualche modo diceva lui, tenebra è limite. L'uomo è tenebra non perché è colpevole,
L'uomo è tenebro non nel senso che Dio poi lo deve giudicare, lo deve picchiare, c'ha dello purgatorio 40.000 anni, 60.000 anni, a seconda dei vari tipi di peccato e tutte queste stronzate che ci vengono insegnate. Ma l'uomo è tenebra, nel senso che l'uomo è limite. Se Dio è eterno, l'uomo è provvisorio. Se Dio è infinito, l'uomo è limite. Se Dio è libero, l'uomo è condizionato. E infatti, se noi guardiamo intorno, noi se non abbiamo un rapporto diretto, continuo, autentico, esistenziale con Dio, l'uomo si fa condizionare da tutto. Cominciando dalla moda, finendo alle droghe, cominciando dalla tecnologia, finendo ai vari conformismi e così via. L'uomo è una creatura estremamente, e questo, di questo chiaramente ne approfittano oggi a piene mani tutti, dai politici ai commerciali, come dire, ai grossi poteri economici, approfittano molti, vedete come quella che è la situazione della gioventù oggi, insomma. Totalmente condizionata da un tecnologismo senza anima, totalmente condizionata da certi slogan che vengono ripetuti, incapaci di vedere tutti quanti, dove esce uno, si mette una cosa una cavata, tutto quanto immediatamente una cosa una cavata alla rete, senza un minimo proprio di capacità. Capite che cosa intendo io per condizionamento? E quando Giovanni dice l'uomo è tenebro, non esprime un concetto etico. Dice uno peccatore ad essere punito, se da dipende, no, esprime un concetto esistenziale. L'uomo è limitato e Dio non è uno che è venuto a punirti per i peccati che fai, è uno che, è venuto, che viene in Gesù Cristo a darti la possibilità di diventare una creatura libera. E sempre richiamandoci al testo, però prima di passare al testo volevo leggervi un piccolo brano della prima lettera di Giovanni per farvi capire meglio quello che sto dicendo. Siamo nel capitolo 1 della prima lettera di Giovanni ed egli dice: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Dio è libero e in lui non c'è limite alcuno. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi annunziamo a voi. Se dicessimo di essere in comunione con lui e intanto vivessimo nelle tenebre, mentiremmo e non praticheremmo la verità. Ma se viviamo nella luce come egli stesso è nella luce, noi siamo in comunione scandevole gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Vedete, il peccato non è una condizione che ci impedisce di essere in comunione con Gesù Cristo, ma proprio nella comunione con Gesù Cristo proprio noi riceviamo quella libertà che ci può permettere di non essere condizionati neppure più dal peccato. E allora l'azione di Gesù Cristo non è un'azione etica, Gesù Cristo è quello a renderci più buoni, ma è un'azione di vera e propria liberazione. È venuto a fare di noi delle creature libere, indipendenti, autonomi, con una coscienza matura e così via. Ci sta poi una domanda che scaturisce da tutto questo e che viene proprio dai versetti che abbiamo letto. Se Dio, Padre, Figlio, Spirito, è luce, nel senso che abbiamo detto, se l'uomo è tenebra, nel senso che abbiamo detto, che significa essere illuminati? Quando Gesù dice, io sono la luce che viene nelle tenebre, ricordate il prologo con cui inizia il Vangelo di Giovanni, la luce che viene nelle tenebre, ma le tenebre non sono riuscite a capirla. Non significa dove Gesù Cristo è venuto in Israele e gli ebrei hanno cercato di ucciderlo e non ci sono riusciti perché poi è risorto. Ma significa che Gesù Cristo è la luce, viene nelle tenebre a illuminare queste tenebre. Che tipo di illuminazione? In che consiste questa illuminazione? Non è l'illuminazione del buddismo. Buddha quando dice l'illuminato significa che lui ha scoperto qual è il senso della vita dell'uomo. Cioè, che è una cosa piuttosto negativa, cioè di staccarsi quanto è più possibile da tutto, per cui il massimo della libertà è il nichilismo. Allora io non desidero niente, non voglio niente, non mi occupo di niente, non voglio guardare niente, come gli appelli, e quindi alla fine risulto totalmente libero, perché non mi relaziono con nulla e quindi sono totalmente libero. Non è questo, non è l'illuminazione di tipo gnostico, che ci stanno tante cose da conoscere, io le vengo a conoscere, le vengo a studiare, come le belle, e quindi sono libero.
che è già una cosa più seria, ma non è questa l'illuminazione che porta Gesù Cristo. Che tipo di illuminazione porta? Quando lui dice io sono la luce, vengono le tenebre, che tipo di illuminazione porta? Come ce la porta sta luce? Le regalo un tempo Italo a casa tua, Italo, oppure porta degli occhiali un pochino più spessi in modo che... Parola. Come? La prima parola. Bravissimo, vedete la prima lezione. È la parola che ci rende libero. L'ha capito giusto voi. La parola è un'illuminazione in brutta. Vedete, dice Paolo nella lettera agli ebrei, siamo al capitolo 4, la parola di Dio è viva ed è efficace, è più affinata di qualunque spada a due tagli, essa penetra fino a dividere l'anima e lo spirito, la giuntura e le midolla, e a distinguere i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola di Dio è come una spada a doppio taglio che fa proprio a pezzo il nemico, diciamo così. A doppio taglio significa che penetra in modo totale. Dove? Una spada vera che ha due tagli, se usa la kick and gun, proprio ti stacca la gamba. A livello simbolico, la parola di Dio, che è come una spada a doppio taglio, penetra nelle coscienze. Perché l'uomo non è più quello che c'ha davanti a te o la sharia, per cui devo obbedire alla sharia oppure a qualsiasi altra legge, il decalo, le norme, i dogmi dove tu accompagni a bene. Ma l'uomo, il credente, colui che è stato liberato da Gesù Cristo, è uno che ha una coscienza formata, matura, adulta, attraverso la quale può relazionarsi in modo corretto con Dio, poi con i fratelli, poi con se stesso e con tutto quanto gli altri. Non so se è chiaro il discorso. Guardate, questo discorso che Gesù fa, cosa significa che Dio è luce? Cosa significa che Gesù Cristo è luce? Cosa significa che l'uomo è tenebra? Cosa significa che noi veniamo illuminati? L'illuminazione è appropriarsi della parola di Dio. E allora poi vorrei chiedere a ognuno di voi, soprattutto voi cristiani, soprattutto quelli che vanno tutte le domeniche in chiesa, che si vanno alla comunione tutti i domenici, che significa per te appropriarsi della parola di Dio? Se è la parola di Dio tu la luce, se è la parola di Dio tu la spada a doppio taglio, che spazio c'ha nella tua vita? E perché vi faccio questa domanda? Perché voglio andare a rompere le scatole a qualcuno, insomma? No, perché poi Gesù Cristo nel Vangelo di Matteo, quando proprio inizia la sua predicazione, siamo proprio agli inizi del Vangelo, dice una cosa bellissima. Siamo al capitolo 5 del Vangelo di Matteo, subito dopo le beatitudini, beati i poveri di spirito. E Gesù dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa glielo verrà restituito? Non serve ad altro che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, non può rimanere nascosta una città situata sopra una montagna, né si accende una lucerna e la si pone sotto il moggio, ma sul porta lucerna e fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Vedete, Gesù non dice sforzatevi di essere luce, cioè la luce è un atteggiamento etico. Allora io, facendo appello a tutte quelle che sono le mie capacità umane, la forza d'animo, il libero arbitrio, la ragione e così via, cerco di essere luce, cerco di essere più buono, di non fare certe cose, di fare un po' di testimonianza e compagnia bene. Non è questo, non è un'esortazione. Quelle che dice, le parole di Gesù sono una rivelazione, non un'esortazione. Non dice sforzatevi di essere luce, ma dice voi siete luce. Voi che mi avete accettato, voi che dite di essere miei discepoli, voi che vi siete fatti battezzare, perché ai tempi di Matteo la gente sceglieva di farsi battezzare, non veniva battezzata così in uno stato di totale inconsapevolezza come facciamo oggi, perché abbiamo dei cristiani relativisti, qualunquisti, che non hanno la minima coscienza, il minimo senso di appartenenza a Gesù Cristo, insomma.
E allora diceva Matteo a questi cristiani che sceglievano le paste battezzate: tu sei la luce del mondo. Infatti il termine fotismos nei primi 30 anni dell'esperienza cristiana indicava il battezzato. Il termine adelfos, fratelli, è stato utilizzato dopo. Quindi fotismos, illuminato, colui che ha ricevuto il don di luce, è il battezzato. Ebbene, al battezzato Gesù dice: tu sei la luce del mondo. In che senso? Nel senso che tu sei il portatore di luce. Ma se la luce è la parola, il cristiano chi è? È un portatore della parola di Dio. Ma se lui non ha una comunicazione esistenziale con questa parola, se lui questa parola non sa manco che è, vedete, devo fare sforzi enormi per cercare di raccogliere 10-12 persone, insomma. Perché? Perché dietro di me, cioè, abbiamo una chiesa per la quale tutto fa brodo, insomma. Basta un minimo di culto, uno sarà che allora a domenica dove in chiesa, qualche devozioncella, qualche confessione, e tu stai perfettamente a posto, sei salvo. Ma il Vangelo non dice questo, i preti dicono questo, ma il Vangelo non dice questo. Hanno ridotto tutto proprio al minimo, hanno abbassato tutto al minimo. E ma il Vangelo non dice queste cose qui. Quindi voi siete la luce del mondo, significa che come Dio è luce e Gesù Cristo tu rende questa luce visibile, fa apparire nella storia questa luce, ognuno di noi deve essere un alter Christus, ognuno di noi deve essere un'altra luce, ognuno di noi deve essere occasione per quelle persone con cui vengono a contatto di poter conoscere Dio, di poterlo apprezzare, di potersi orientare verso Dio e così via. È chiaro quindi il discorso che fa Gesù quando dice: io sono la luce, voi siete tenebre, io sono da illuminare le tenebre. E finalmente poi Gesù conclude con gli ultimi due versetti quando dice: queste parole non sono mie, ma io l'ho ricevuto dal Padre. Di per sé questo fatto di ricevere la parola di Dio e portare questa parola agli uomini è un concetto che non è assolutamente estraneo ad Israele. Anzi, Israele ha fondato tutta la sua religione su la legge da una parte e i profeti dall'altra. Il profeta è il portatore della parola di Dio, e nella esperienza religiosa di queste persone, gli ebrei, il profeta è una figura importantissima, ha la stessa importanza della legge, del decalogo, della legge mosaica, nella quale peraltro sta scritto, e siamo proprio nel Deuteronomio, cioè quel libro della Torah che è tutto fondato sulla spiegazione della legge, e nel Deuteronomio al capitolo 7 Dio dice così: riconosci dunque che il Signore Dio tuo è il vero Dio. Siamo al capitolo 18. Egli invece susciterà un profeta come me dall'intimo tuo, sta parlando di Israele, quindi dall'intimo di Israele, dal tuo popolo nascerà questo profeta a cui voi dovrete obbedienza. Questo profeta di cui Dio dice pari a me, chiaramente poi è il Messia, però non è soltanto il Messia, come devo dire, solo la sintesi, la parte, il culmine di tutta una storia profetica in cui poi si inseriscono tutti gli uomini e le donne che hanno avuto questo dono della profezia. Allora, se la profezia fa parte proprio della cultura religiosa di Israele, e il profeta è colui che porta la parola, perché questi ebrei non hanno voluto accettare Gesù Cristo, che invece, come diceva questo, si presenta come un profeta? Ma anche altri profeti sono stati ben accetti, sono tutti morti. Vabbè, però poi l'hanno riconosciuto. Padre mio, l'hanno riconosciuto. E quindi spiegati meglio. Perché si pone sullo stesso piano. Figlio di Dio, cioè Gesù non dice semplicemente di essere un portatore della parola di Dio, dice c'è Dio che c'ha la parola, sta parola mi è stata affidata, io la porto a voi. Dice anche questo. Però dicendo io luce,
siccome abbiamo visto che io luce equivale a io logos, a io parola, dici io non sono un portatore della parola, io sono la parola, io non sono un portatore della rivelazione di Dio, io sono la rivelazione. E la stessissima cosa che abbiamo visto nell'episodio della resurrezione di Lazzaro, quando la sorella di Lazzaro, Maria, dice io so che l'ultimo giorno ci sarà la resurrezione finale, e Gesù risponde ma che fai ciangiando? Io sono la resurrezione. Allora capite, il problema per gli ebrei non era il fatto dunque che lui si facesse portatore della parola di Dio, il problema era che lui è la parola, presentava se stesso, la sua persona come la rivelazione di Dio, come la parola di Dio, e per questo poi tanti lo hanno rifiutato. Vabbè, in questo modo si chiude la vita pubblica di Gesù. Gesù non parlerà più alle folle. Con il capitolo 13 inizia la terza parte del Vangelo di Matteo. La prima parte è il prologo, cioè una sorta di preludio in cui sono anticipati e sintetizzati tutti i temi che verranno poi affrontati in questo libro. La seconda parte è il libro dei segni, cioè i miracoli che Gesù compie: la guarigione del lebbroso, la guarigione del paralitico, la guarigione del cieco, la moltiplicazione dei pani, e tutti i discorsi che Gesù fa quando dà il segno, in modo che se il discorso chiarisce il senso del segno, il segno dà vigore, dà consistenza profetica al discorso. La terza parte invece è un insieme di discorsi che vengono definiti i discorsi di addio, sono un pochino l'eredità spirituale di Gesù. Gesù, come sapete, fra pochi giorni verrà catturato e verrà crocifisso. Quindi tutti questi discorsi sono un pochino l'eredità spirituale che Gesù lascia non all'umanità in genere, a quella lascia già il Vangelo, ma lascia specificamente ai discepoli e a tutti quelli che si ritengono discepoli di Gesù Cristo. Il capitolo 13 e il capitolo 14 è strutturato come un dialogo tra Gesù e i discepoli. I capitoli 15 e 16 sono un monologo, come se Gesù parlasse i discepoli ci sono, ma Gesù come se parlasse da solo. Il capitolo 17 è una preghiera che Gesù fa al Padre. Ma questo tipo di presentazione ha un valore puramente redazionale, cioè tutte le tematiche che vengono affrontate in queste tre sono le stesse, e precisamente sono i temi più importanti poi del messaggio cristiano, cioè la resurrezione, il dono dello Spirito Santo, la formazione della Chiesa, la profezia, le persecuzioni e così via. Questi capitoli sono un'opera redazionale, vuol dire che non è che Gesù ha fatto, vedete, sono dei discorsi lunghissimi, non è che prima di morire, negli ultimi tre giorni, Gesù si è messo a parlare, la mattina, sì, insomma, facendo questi discorsi. Vuol dire che tutti questi argomenti sono stati proferiti da Gesù in varie occasioni, in tutto e due la sua vita pubblica, però Gesù li ha fatti in modo più accentuati nell'ultima parte, quando si avvicinava alla morte. Per una comodità espositiva, il redattore, voi sapete che ogni libro del Nuovo Testamento ha un autore, che è quello che ha concepito il libro, che ha concepito la teologia, il discorso teologico che c'è in questo libro, e poi ci sta uno o più redattori che sono quelli che lo scrivono materialmente. Il redattore ha messo tutto insieme per una comodità espositiva. Ma tutti questi discorsi che noi leggeremo hanno una consistenza storica. Dire che sono un lavoro redazionale non significa che sono stati inventati per fare una catechesi, per far conoscere meglio il pensiero di Gesù e così via, ma vuol dire che è un modo particolare giovanneo, diciamo, di proporli, ma questi discorsi appartengono proprio veramente al Gesù storico. Come facciamo noi a fare un'affermazione del genere? Come faccio io, per esempio? Gesù parla dello Spirito Santo, del dono dello Spirito, che è una persona, la terza persona della Trinità. Come faccio io a fare una cosa del genere? Che è un discorso che veramente Gesù l'ha fatto. È presente anche negli altri evangelisti.
perché sono presenti negli altri evangelisti, proposti in un modo però molto diverso. Per esempio, Marco è un discepolo di Pietro. Pietro scrive quasi 50 anni prima di Giovanni, a Roma, ma Giovanni sta a Efeso. Non si conosce. Pietro fa delle omelie, fa delle catechesi. Il suo scriba, Marco, se gli chiede degli appunti, stenografa tutto. Cerca di dare un qualche ordine senza riuscirci molto, oltretutto in un greco piuttosto approssimativo, perché lui era un siriano, quindi non parlava bene greco. Esce fuori il Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Marco ci sono tutte le tematiche affrontate da Giovanni, chiaramente non messe in un discorso organizzato, ma diffuse così in tutto quanto il Vangelo. In Luca ci sono molte delle tematiche affrontate da Giovanni nel capitolo 12, ma l'evangelista, il sinottico che più si avvicina a Giovanni è quello che è più lontano da Giovanni, cioè Matteo veramente non c'ha nessun legame con Giovanni, e Giovanni non ha nessun legame con Matteo. Hanno due modi di proporre il Vangelo, due estremamente diverse. E bene, Matteo affronta le stessissime identiche tematiche di Giovanni, anche lui in quattro capitoli, i capitoli 9, 10, 18 e 24. Quindi è chiaro che se c'è stata una comunanza di tematiche in due persone che scrivono in epoche diverse, in luoghi diversi, autonomamente gli uno dagli altri, è chiaro che queste tematiche devono risalire non a Giovanni, non a Matteo, ma a qualcuno che sta prima di Giovanni, prima di Matteo, verso qualcuno che ho qual è la chiesa gerusalemitana, è la chiesa di Gerusalemme, quello che ha visto il tuo Gesù, quello che ha ascoltato il tuo Gesù, quello che ha conservato le parole di Logia, no? Di Gesù. Bene, che significa discorso da Dio? Il discorso da Dio è un discorso che viene messo sulla bocca di personaggi importanti quando stanno per morire. Questi discorsi da Dio li troviamo in tutto quanto la Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento. E li troviamo anche in libri extra biblici, per esempio il Testamento dei Patriarchi, il Testamento di Levi, e così via. Che cosa sono i discorsi da Dio? Sono praticamente dei testamenti spirituali. Per esempio, uno dei più importanti lo troviamo nel Deuteronomio, quando Mosè sta per morire, perché voi sapete che Mosè non arriva nella terra promessa. Prima di morire fa solo discorso da Dio. Un altro discorso da Dio, per esempio, lo troviamo nel capitolo 20 degli Atti degli Apostoli. Paolo è stato fatto prigioniero, lo stanno portando a Roma. Paolo sa che a Roma morirà, lo faranno fuori. Paolo quindi fa un discorso da Dio. Questi discorsi, pur essendo di lunghezza estremamente variabile, la lunghezza dipende dall'importanza del personaggio che è stato a morire, però si sviluppano questi discorsi su un canovaccio che è sempre lo stesso, e cioè c'è stato un annuncio di morte, ci stanno delle raccomandazioni ai discepoli, ci sono delle profezie su quello che accadrà dopo la morte del personaggio, ci sono delle benedizioni, ci sta poi una preghiera finale. Noi abbiamo sempre questi tre, queste tre o queste cinque cose. Questi cinque parametri noi li abbiamo anche in questi capitoli che noi ci accingiamo a studiare. Bene, detto dunque questo, abbiamo ancora, se siete stanchi finiamo qui, se no poi possiamo attaccare direttamente. Comincio? Allora, il versetto 1 del capitolo 13 è questo qui. Prode tesse ortesse, era vicina tu Pasqua, la Pasqua. Gesù, vedendo che veniva l'ora di lui, la sua ora, avendo amato nel mondo, in questo mondo, quelli che erano del Padre, amò i suoi che erano nel mondo fino alla fine. Cioè, avendo amato quelli che si erano salvati, quelli che avevano creduto in lui, l'amò fino al segno estremo, cioè fino alla morte. Allora, primo elemento, poi lo vedremo meglio parola per parola man mano che andiamo avanti. Ora fermiamoci al primo proprio rigo, che vedete, pro de tes ortestu Pasca, essendo vicina la Pasqua. Di quale Pasqua si sta parlando?
La Pasqua degli ebrei. Ecco, si sta parlando della Pasqua degli ebrei. Questo è un elemento storico. Man mano che andremo avanti, vedremo che il vero senso di quella parola è la Pasqua cristiana. Essendo vicino alla Pasqua di Gesù, la Pasqua escatologica, la Pasqua definitiva. Quindi entrambe le cose sono vere. È la Pasqua degli ebrei da un punto di vista storico, è la Pasqua di Gesù da un punto di vista teologico. Perché è importante però dire no? Anzitutto però è la Pasqua degli ebrei. Perché ogni volta che Giovanni fa teologia non si ferma al discorso teologico come fa Matteo, ma cerca sempre un aggancio storico. Per esempio, quando Giovanni inizia il suo Vangelo e dice all'inizio era la parola era presso Dio, il prologo, no? Sono tutte parole bellissime, ma sono tutte quante sviluppate in una dimensione che non è la nostra dimensione. Parla di un logos, di una dimensione altra che lui non ha mai vista, mai toccata, mai sperimentata. Sembrerebbe quasi che lui con la mente stia volando sulle nuvole. E allora, per non volare sulle nuvole, lui che cosa fa? Mentre parla di questo logos che viene, immediatamente si aggancia a un elemento storico, cioè al Battista. Perché il Battista era un personaggio storico, veramente esistito, veramente un profeta, veramente ha conosciuto Gesù, veramente ha detto che era il Messia e così via. Cioè, proprio per far capire, guardate, io vi sto parlando di teologia, vi sto parlando di Dio e di quello che Dio ha fatto per gli uomini. Però non vi sto raccontando favole, sono fatti veramente accaduti e io ne sono testimone. E allora capite, lui cerca sempre questo aggancio. Anche ora parlerà di questo Gesù che farà la lavanda dei piedi e così via. E immediatamente da un aggancio storico. Era vicino alla Pasqua degli ebrei. Come facciamo noi a sapere dunque che è un aggancio storico? Che veramente dunque c'era la Pasqua degli ebrei, veramente in questa occasione Gesù ha detto quelle parole. Sempre con lo stesso modo. Perché? Perché la stessissima cosa la dicono anche gli altri. Anche Matteo, siamo al capitolo 26, anche versetto 1, e Matteo scrive così: quando Gesù ebbe terminato tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: voi sapete che tra 3 giorni è Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Vedete, abbiamo gli stessi personaggi, Gesù e i discepoli. Abbiamo lo stesso discorso, la crocifissione. Abbiamo lo stesso atteggiamento di Gesù, si rivolge solo ai discepoli e li chiama in disparte. Abbiamo la stessa unità di tempo e la Pasqua. Siccome, vi ripeto, Matteo e Giovanni scrivono in un modo totalmente indipendente l'uno dall'altro, è chiaro che la notizia deve essere tutta vera. Giovanni è importante sottolineare questo aspetto storico di Giovanni, perché Giovanni è l'unico evangelista che ci fa capire veramente come si sono sviluppati i fatti, che ci fa capire veramente la sequela, che cosa è accaduto in quei giorni a Gerusalemme. Pasqua veniva celebrata il 14 del mese di Nisan, era la festività religiosa più importante degli ebrei. Sempre lo stesso giorno? Sì, il 14 di Nisan. Non è come la Pasqua nostra? No, era fissa. Nisan è un mese che corrisponde grosso modo al nostro periodo marzo-aprile. E in questo giorno venivano sacrificati gli agnelli, l'agnello pasquale, con una cerimonia olividiana, potremmo dire, no? Perché pensate che a Gerusalemme ci potevano essere non meno di 70.000 persone. Quindi, considerato un agnello per ogni nucleo familiare, c'erano non meno di 15.000 nuclei familiari, quindi non meno di 15.000 agnelli. Il Tempio apriva la mattina presto, verso le 5, al suono dello shofar, si apriva il cortile, le porte del cortile dei gentili, e queste migliaia di persone, ciascuna con il suo agnello, venivano divise in 3 gruppi.
Allora il primo gruppo veniva fatto entrare nel cortile e lì c'era una fila, due file, che dal cortile esterno del tempio, quello dei gentili, andavano fino all'altare degli olocausti che si trova nella parte più interna. Erano due file composte di sacerdoti. Allora la persona appena entrato consegnava l'agnello al primo sacerdote della fila, questo qui immediatamente lo scolzava e lo consegnava al secondo sacerdote. Il secondo sacerdote teneva la bacinella, raccoglieva il sangue e dava la bacinella al terzo. Contemporaneamente apriva la ferita dell'agnello e lo passava avanti. Così, di mano in mano, l'agnello veniva scoiato, veniva aperto, il sangue veniva raccolto e veniva fatto arrivare all'altare. All'altare una parte del grasso dell'agnello veniva posto sul fuoco e poi la seconda fila, quella che stava dall'altro lato, sempre passando di mano in mano, l'agnello ritornava indietro e veniva consegnato al proprietario, il quale se lo portava a casa per celebrare il sedè pasquale. E tutto questo lo si faceva per circa 5.000 volte solo nel primo turno, poi 5.000 volte nel secondo turno, 5.000 volte nel terzo turno. Figuratevi che cosa doveva essere il tempio. Le cronache dell'epoca ci dicono che il Chedron, che era un piccolo ruscelletto che scorreva sul lato orientale del tempio, attualmente non c'è, sta solo il fosso ma l'acqua non c'è più, in quei periodi si formava come un torrente, però era un torrente rosso, è un torrente di sangue praticamente. Bene, tutto questo veniva celebrato il 14 del Nisan. Boh, Giovanni ci dice che in quel periodo il 14 di Nisan era venerdì, quindi era la vigilia della Pasqua, ma era anche la vigilia del sabato, perché voi lo sapete che per noi la giornata inizia dopo la mezzanotte, per gli ebrei la giornata iniziava, cioè inizia pure per gli ortodossi, iniziava verso le 6 di pomeriggio, quando si cominciava a vedere la prima stella, diciamo così. Allora le cose sono andate in questo modo: mercoledì 12 Nisan Gesù celebra l'ultima cena, dove istituisce l'Eucaristia e celebra la lavanda dei piedi. Giovedì 13 Nisan Gesù viene fatto catturare dai sacerdoti nel Getsemani e viene sottoposto, siamo di sera a tardi, proprio no, di notte, viene sottoposto a un processo informale che non aveva alcuna validità, dove viene decisa la sua morte. Dopo qualche ora di prima mattina viene sottoposto a un nuovo processo, sempre ebraico, però questa volta legale, perché nel Sinedrio e così via. Venerdì, siamo a 14 nel mese di Nisan, Gesù viene portato davanti a Pilato, di mattina presto, perché noi abbiamo notizie storiche, questi progetti, siccome non ci sono i lampadini, dove bisogna approfittare della luce, qui e poi anche era un po' più fresco, ma, quindi di mattina presto viene portato davanti a Pilato. Viene giudicato, viene frustato, c'è la via dolorosa, viene crocifisso, non ne muore. Quindi Gesù viene ucciso nelle stessissime ore fuori della città, così come era stato detto dai profeti, mentre nel tempio di Gerusalemme venivano sacrificati gli agnelli. Capite che all'antico sacrificio si sostituisce quello nuovo. Noi diciamo quello nuovo, ma in effetti è il vero, è il più antico di tutti. Perché se voi pensate alla figura di Abramo che riceve l'ordine di sacrificare il figlio, Isacco prende la legna, se la mette sulle spalle e sale sulla collina, Isacco è la figura di Gesù Cristo. Quando arriva il momento di sacrificarlo, Dio ferma Abramo e prende e fa sacrificare un montone. Dio non annulla il suo ordine, semplicemente lo rinvia in attesa che nasca Gesù Cristo. E per tutti questi millenni che sono passati tra Abramo e Gesù Cristo, Israele ha sacrificato gli agnelli. Ma il vero agnello che doveva essere sacrificato, bisognava trovarlo, era quello lì. Quando questo agnello è venuto, è stato sacrificato lui. È chiaro dunque l'economia di... Quindi, a venerdì 14 comunque c'è sta questa... sabato 15 Gesù sta nella tomba. Domenica 16 del mese di Nisan le donne vanno alla tomba e la vedono vuota, poi ci corre pure Giovanni e trovano la tomba vuota, c'è il segno della tomba vuota. Questa è l'esatta cronologia dei fatti. Se noi prendiamo i sinottici, in particolare Matteo,
noi troviamo queste stesse identiche descrizioni. Ci sta Gesù, ci sta la cattura, i processi, Pilato e compagnia bella, ma si ha l'impressione come se tutti questi avvenimenti avvenissero in un solo giorno, cosa impossibile praticamente. Quindi come sono andate le cose veramente ce lo dice Giovanni, non gli sinottici, non Matteo. Ora faccio l'ultima domanda e poi ce ne andiamo. Secondo voi perché? Non mi dite perché Matteo non era un testimone oculare, perché nella prima fase di Gesù, della vita di Gesù, sicuramente Matteo non c'era, ma all'ultimo, quando tutti diciamo celebrato l'ultima cena, Matteo ci stava sicuro. Quindi Matteo queste cose le ha viste. Perché Matteo... Non ho capito la domanda, scusami. Perché Matteo, se è andato a leggere i racconti della Passione, sembra che lui dica che tutto quello che è accaduto a Gesù, cioè l'ultima cena, la cattura, il processo ebraico, il processo romano, avvengono in una sola giornata, mentre Giovanni ci dà una descrizione precisa che tutte queste cose si sono sviluppate tra mercoledì 12 e domenica 16, e Giovanni chiaramente c'ha ragione. Vabbè, lui vuole agganciare la morte di Gesù a quella che è stata anche la cronologia durante, esatto, e questo è il motivo dell'alleanza. Matteo non è che queste cose non le sa e non è che vuole avanzare. Matteo c'ha proprio una visione di Matteo, il discorso di Matteo, contrariamente a quanto si possa credere, è totalmente ed esclusivamente teologico. Quando Matteo parla di Gesù crocifisso, Matteo stacca questa immagine dalla storia, dal tempo, dallo spazio. Perché? Perché per Matteo dunque l'immagine è qualcosa che va al di là della storia, per Matteo dunque l'immagine è qualcosa di divino, diventa un simbolo. E allora dunque, se diventa un simbolo valido per tutta l'umanità di tutti i tempi, ma che quale importanza può avere il giorno, l'ora, il mese, o se hanno i salti, hanno calato? Per Matteo la croce è l'elevazione, è l'inizio della resurrezione. Per Matteo è quella croce è il Dio che rompe nella storia. E allora Matteo ci fa questa icona fissa, sfronda tutti i particolari cronologici, per concentrarsi tutto sul significato teologico di quell'immagine. Cioè Matteo vuole dire anche che praticamente Gesù Cristo è prima, come giustamente lei sottolinea sempre, quindi la salvezza c'è sempre stata. Sì. Quindi ne smentisce quello che poi la Chiesa ufficiale dice fondamentalmente, che alla morte di Gesù poi è sceso negli inferi, eccetera, liberato. No, non fa confusione, la Chiesa non dice questo, la Chiesa dice che dice Matteo, che poi dove ci possono essere tante favole, cose che vanno sopra, ma la Chiesa a livello teologico sempre... Cioè nel senso che per esempio da giudeo, cioè Matteo riteneva fondamentalmente che la salvezza per Mosè già si fosse compiuta all'epoca di Mosè. Sì, e la Chiesa ha sempre detto questo, guarda. Giovanni, però, sempre per il motivo che vi ho detto tutto prima, è colui che invece proprio in modo quasi ossessivo va ricercando un particolare storico. Ma perché Giovanni fa questo? Perché c'ha questa ossessione? Che ogni cosa che dice deve ben localizzarlo nella storia. Cioè Giovanni non vuol dare assolutamente l'impressione di uno che sta a bocca aperta a guardare in giro, ma vuol dare l'impressione di uno che tiene i piedi ben piantati per terra. No, perché è ossessivo. Sarà ossessivo, perché forse era quello più... Era praticamente quello più vicino a Gesù. Sì, Giovanni era praticamente un testimone. Ma c'è anche la... E per essere testimone lui deve portare dei fatti reali. Cioè, Giovanni sa che Gesù è il risorto. E non vuole semplicemente affermarlo, proclamarlo, come fa Matteo, ma vuole fornire anche le prove. E guardate che questo è importante, perché se noi vediamo, che questo discorso che Giovanni fa, no, mi rendo conto che gli argomenti sono pesanti, ma se questo Giovanni fa queste, come devo dire, fa questi discorsi, no, solo che Gesù è figlio di Dio e due compagnia bene, vuole fornire però l'aggancio storico, che lui non racconta delle favole, cioè vuol dare di sé, ed è bellissimo questo, un'impressione di una persona perfettamente razionale, con i piedi sulla terra. Cronista, però cronista e teologo contemporaneamente.
Perché è importante questo? Ma Gino, ma all'epoca di Giovanni, quando scrive, c'era la gnosi, no? Quindi c'era un motivo anche storico per scrivere il verbo. Vabbè, è un altro problema quello della gnosi. Giovanni come scrive in questo modo, perché quando noi arriveremo poi alla scena del sepolcro vuoto, noi vedremo che Giovanni arriva al sepolcro, mette la gabarita e il Vangelo dice vide e credette. Noi poi spiegheremo che cosa significa questo. Io l'ho visto. E poi ha veduto. Ecco. Spiegheremo che cosa significa tutto questo. Però quando poi Giovanni scrive quelle determinate cose, uno che afferma che Giovanni II è un visionario, è un paranoico, e Giovanni II è uno che ha delle visioni quasi esteriche e così via, può benissimo affermarlo, ma come fa a far coordinare questo giudizio con tutto quello che il modo come Giovanni si è manifestato prima? Se Giovanni, fino a questo momento che siamo arrivati al capitolo 12, è una persona informata, una persona seria, una persona che in modo quasi fastidioso continuamente mette i puntini sugli i, fa i riferimenti di luoghi, i riferimenti di spazio, i riferimenti di persone, due e così via. Se è una persona così accurata, quando ci descrive la predicazione di Gesù, se è una persona così bella, così accurata, quando ci descrive la sua passione negli ultimi giorni, perché poi, dal momento della tomba vuota in poi, dovrebbe diventare un paranoico? E se non è un paranoico, che ha visto Giovanni, insomma? Non so se sono riuscito a farvi capire. Perciò io vado seguendo proprio la falsariga del Vangelo, sottolineo questi momenti, ok? Va bene, allora ci vedremo giovedì con il secondo versetto. Gesù, vedendo che era arrivata la sua ora, li amò fino alla fine.